Ciao Luigi, benvenuto oggi in questo nuovo gameplay. Luigi, chi è Luigi? Uno, cioè, fra tutti quelli che ci vogliono ci sarà pure uno che si chiama Luigi. Proprio ciao no. Francesco, ci sarà pure un Francesco. Sì, mi sembra di averlo là. Francesco. Ciao Franky. Questo qua gioca ai videogiochi, è un dottore. Va bene, basta. E il gioco comincia. Cioè, cos'è questo gioco qua? Questo è il gioco della nostra infanzia. Esatto. Siamo qua, questo è il nostro ospedale. Il nostro ospedale. Che dobbiamo costruire. Oh, usiamo le freccettine per muoverci sulla schermata. Perfetto. Che dobbiamo costruire, dobbiamo creare l'ospedale. Facciamolo quindi, serio stavolta. Serio. Stavolta perché? Un bello ospedale. No, perché, quando io ero piccolo facevo tipo tutto quanto messo così a caso. Allora, facciamo la reception. Ci serve la reception. Esatto. Ma mettiamone una. Prendiamo quella questa, bella giovane. Questa qua. È una pro questa. Dedicata. Anche esatto. Sì, ecco, un attimo di sala d'attesa. E ora la facciamo dietro. Mettiamo tipo una sburrata di sedie. Mettiamone tipo dai 10. 10 seggiole. 10. Fai 5 e 5. No, non lì. No, non lì. Bravo. È un buon ospedale. Dipende da cosa intendi con buono. Le sedie sono comode. Le macchinette bisogna metterle. Certo, così facciamo soldi. Due di qua e due di là facciamo, vai. Dai. Eins, vai. Una qua. Che siamo dei pro, eh. Potremmo fare degli ospedalisti. Se qualcuno ci guarda e ha interesse nel creare un ospedale, ci può contattare. Metti uno anche lì in mezzo, bravo. Si scalda. Così si bruciano le sedie. Le sedie sono comode. Creiamo le stanze. Dai. Mettiamo diagnosi. Facciamo queste quattro, tutte in fila. In fila. Allora facciamo. Dall'angolo, bravo. No. Troppo grossa così tipo poi. Mettiamo gli oggetti adesso. La desk, mandi così davanti. Un bel file selector per i casi più disperati, tipo il suo. Poi mettiamo un'altra stanza. Ok. Sempre delle diagnosi, la psichiatria di lì. La psichiatria la mettiamo qua. Nell'angolo, così sono chiusi, così se un pazzo vuole uscire non può. Oh, bello! Bello, grande questo posto, Ti viene voglia di andarci. Esatto, poi se mettiamo un altro ospedale. Psichiatria. Io, no. Giustamente dice che abbiamo bisogno di uno psichiatra, però, dato che abbiamo la psichiatria. guarda che gli arrivano già i nostri amici testoni. Ma che c'è già gente! Ti ricordi? Quanta gente? Ah, quella va già in bagno. Cioè, vieni in ospedale solo per il bagno, in realtà. Quattro medici. Se no se ne vanno, Infatti, anche l'uomo delle pulizie, prendi. Uno deve essere psichiatra. Ma sì, tanto sono quelli. Li prendiamo tutti e quattro. Tutti, vai tutti. Allora, ma che è tipo? È un mega boss questo. Un pappone. Adesso? Eccoli là, già subito al lavoro. Bravi, lavorate. Allora lì, c'è l'uomo invisibile. Qua in... Ah, questo è per i craponi. Onesto. Onesto, bello, Gangibus, bello, sì. Bellissimo. Olè. Mettiamo questo qua. Ale. Attiviamolo, così è attivo, ok. Ale. Poi lo staff room. Staff room ci serve, sì. Aspetta, chiudi. Avanti. Salve, senta, io ho una testa grossa come un cocomero. Prego. Spacchiamo e gonfiamogli la faccia. Eccoci. Normale. Come nuovi, Ale. $850 solo? Grande sto gioco, ragazzi. Sì, bellissimo. Mi sto divertendo un esatto. Sacco. Esatto. No, ma tu scherzi, è davvero bello. Sì, è bello. Vedi che cosa possiamo comprare dentro alla stanza? Vediamo una TV. La TV ci vuole, la TV, Io lo ingrandirei questo. Dai, no. Vediamo in caso, dopo lo spostiamo. È un po' come Colab Studios. TV? Sì. Eccola. TV molto all'avanguardia. All'epoca probabilmente quando usciva questo gioco non esisteva l'LCD. No. Dai, mettiamolo qua. E il biliardo. Dai, metti il biliardo. Non so se ci sta. Sfonda l'altro. No, potrei allargare di qua magari. Dai, così i nostri dipendenti saranno contenti. No, troppo. Così. Onesta, così c'è tutto dentro. Fai la door. Facciamola di qua. No, che sono i pazzi che entrano. Infatti. No, i pazzi sono di qua. E appunto, li stiamo tirando entrare. Troppo vicino. La sofà.
Mettilo, bravo, no, 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 mettilo nel di qua. No, così? Sì, però di là, bravo, proprio indietro. No, ma io lo metterei tipo, io lo metterei qua, con la tele qua e il biliardo qua. Va bene, ok, va bene, va bene. Vai. Questo qua. Vai. Prendiamo il biliardo. Una pianta vogliamo prendergliela. E vediamo, dai. Madonna. Mamma mia quanto occupa. Eccolo. Giusto ci sta. Bella. E bellissimo. Bellissimo. Dio strafat. Eh? Ma non è. Cari strafatti. Al ministro della salute. Would you like to know? Mamma mia. In un progetto più grande, attenzione. Un progetto più grande. Speed hospital. Ok, zitta tam. Via. Vai. Vai. Allora. Subito, reception. No. Non sto andando. Allora, fai così. Una stanza grandissima, piena di biliardi e di macchinette. Ok. Allora, innanzitutto la reception. Ma perché? Piena zeppa. Lo staff room. Staff room grande, Grande. Ok. Di più. Vediamo, di non più. So quanto si riesce. Così, dai. Così. La porta all'entrata. Ok, ah. Adesso ci mettiamo 3 o 4 divani. Così random? In giro per la stanza. Diventa un bar. Diventa un bar. Vale, fatti proprio un salotto con tutti i divani girati. Ah, dici proprio farlo. Parlo pro. Fare proprio un salotto professionistico. Bruttino così. Sembra quello dei vecchi, seduti davanti alla TV. Appunto. Una TV, andiamo là e un'altra per gli altri. La sala proiezione. Sì, ecco. È un cinema. 3D tra l'altro, se non sbaglio così, esatto. No? Esatto. Ce ne abbiamo uno che avanza, mettiamolo qua così. Dai, così chi gioca a biliardo. Uno qua. Vabbè, qua. Adesso devi riempirlo di dottori che usano. Esatto. Dottori e infermiere, eh. Tutti. Compriamo tutti quanti. Lì è l'ospedale di Sleepy Hollow. Il centro divertimenti. Venite pagati per fare i medici e quindi non fare nulla. Mi piacerebbe lavorare in un ospedale così a voi. Ah no, a me? Se mi pagassero e mi dessero tipo... Se avessero delle TV un po' più moderne, sì. Ma devo fare un salto indietro al 90. Questo qua, mettiamolo qua per... Cioè, conosciamo che questo qua era un gioco che girava... Un biliardistico. Che girava su Windows 95, questo qua, sì. 95. No, girava su DOS in realtà. Sì, ma questo gioco è in DOS. Ragazzi, questo è il nostro Mangiate livello... Mangiate KitKat. È il nostro livello di impedimento. Bello. Ti immagini lavorare in un posto del genere? Sì, ti fai fuori lo... Dipende, fuori in KitKat. Ti sei un handyman? No, adesso ci sono i medici, tutti quanti li prendiamo. Handyman qua. Se ne va già. No, perché entra dall'altra parte adesso. Prendiamo un po' di medici. Tutti. Vai, divertiti ragazzo, divertiti. No. Eccolo, già lui. Su, vai, dai, guarda lì, si mette un... Era per i medici, ma... Tra l'altro entra ed esce così come se nulla fosse. Bagna le piante. Ah, ecco subito lui. Vanno le macchinette. Tra l'altro si sa chi ha visto Grey's Anatomy, sa che benissimo che dentro alle stanze degli ospedali c'è sempre una festa. Sempre sono festini e robe varie. Medici che si innamorano fra loro. C'è tipo un testone che secondo me è alla testa così carne perché non capisce. Come mai? Cos'è questo ospedale? Lui più pensa. Bene, mentre Luca riempie questo ospedale, noi vi ringraziamo di averci guardato. Bellissimo! Fa un tiro e basta. Grazie di averci guardato, mi raccomando, condivideteci e sì. Salutiamo anche il nostro amico. È il nostro amico Andrea Vinicio Botta. Nonché mio fratello. Che è mio fratello. È tuo fratello. Quindi ciao Andrea, fai bravo.
È iniziato a farci il nostro ospedale dei divertimenti. Esatto. Questo. E ci vediamo su LOL per la prossima partita di LOL. Manca no, ma anche... Ciao ragazzi! Ciao! Cioè, tipo, cos'è quello? Vorrei dire qualcosa, ma non lo dico, vai. Giovanotto, goditi il tuo momento.